Si dice che un massone sia operativo se è attivo e quotizzante, cioè se frequenta la loggia e paga le famose capitazioni, che sono praticamente un obolo che ogni mese o ogni anno dà per sostenere la loggia e la comunione di cui fa parte. Nell'ordine massonico tradizionale italiano le capitazioni sono oltremodo basse, il minimo possibile. Paghiamo 10 euro al mese. Siamo nati con la vocazione di essere una comunione, tra virgolette, povera, perché i soldi in massoneria servono a ben poco. La massoneria si basa sul volontariato, sul lavoro, sull'impegno che ogni singolo iscritto dà. Massoneria non occorrono grandi cifre. Si può benissimo avere una casa massonica in affitto, non necessitano investimenti. E d'altra parte, per entrare in massoneria bisogna avere poche spese, perché per vocazione la libera moratoria è aperta a tutti, è interclassista, non può mettere dei muri, dei recinti basati sul censo. Sarebbe negare se stessa. La libera moratoria deve accogliere tutti, anche se le condizioni economiche dei singoli non sono fra le migliori. La libera moratoria deve non avere steccati di questa sorta. I soldi poi hanno un'altra caratteristica, tendono a corrompere. A un certo punto ci si innamora dei soldi e ci si dimentica del perché siamo entrati a far parte di una comunione. È un fenomeno che nella storia si è ripetuto più volte. Per evitarlo fin dalle origini, abbiamo deciso di creare una comunione aperta a tutti e senza necessità di denaro, perché il denaro, per operare bene sotto il segno della squadra e compasso, in realtà ne occorre ben poco.